gloria al Signore. È una grande gioia stare nella presenza dello Spirito Santo che è qui in mezzo a noi, alleluia. E Lui vuole parlare la tua vita, gloria al Signore. Lo Spirito Santo vuole parlare alla tua anima, alleluia, alla tua anima che forse era stanca nelle battaglie, nelle battaglie spirituali. Il Signore vuole parlare con te, alleluia, perché tu sei la Chiesa di Gesù Cristo, perché la Chiesa non è le quattro mura, la Chiesa non è un edificio, alleluia, ma la Chiesa siamo noi, le pietre viventi, le pietre vive, alleluia, che sono edificate sulla pietra angolare che è Cristo, il fondamento, alleluia, il sommo pastore, il grande pastore, l'unico pastore, il pastore dei pastori, alleluia, colui che ti ha scelto, colui che guida la tua anima, colui che unge il tuo capo con olio, alleluia, lui fa traboccare la tua coppa, oh alleluia, lui mette l'olio fresco sulla tua coppa, alleluia, lo Spirito Santo è qui, alleluia, alleluia, sì Signore, alleluia, c'è caramandere vescere tenere veteria teristicalamo, Spirito Santo, abbiamo bisogno di te, alleluia, parla i nostri cuori, Signore, parla ognuno di noi questa sera, che sia lo Spirito Santo a parlare con potenza questa sera, con sapienza, con autorità, perché noi siamo servi inutili, Signore. Io mi metto da parte, che sia lo Spirito del Signore a ministrare questa sera, Signore, e a fare un'opera soprannaturale nel cuore della Chiesa, nel cuore di ogni fratello, nel cuore di ogni sorella, di questo residuo che è qui davanti a te, Signore, di questo popolo che ti cerca, di questo popolo, Padre, che tu hai scelto, gloria a Dio, per tenere accesa la lampada in questi ultimi tempi, Signore. Noi ci umiliamo davanti al trono della grazia e diciamo: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, dipendiamo da te, Signore. Innalzati e glorificati questa sera nei nostri cuori, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo aprire la parola nel libro degli Atti, gloria a Dio, santo, amen, alleluia. Ma non voglio dire Atti degli Apostoli, ma Atti dello Spirito Santo, alleluia, amen, alleluia. Perché questi atti non li hanno fatti gli uomini, alleluia, ma lo Spirito Santo ha usato quegli uomini, amen, alleluia, gloria a Dio, Atti, gloria a Dio. E questo libro degli Atti, voglio dire tra parentesi, deve continuare. Amen. Nella tua vita, amen, nella tua vita questo libro deve continuare, perché noi siamo epistole viventi, gloria a Dio, alleluia, la tua vita è una epistola vivente scritta dallo Spirito Santo, gloria a Dio. Atti capitolo 9, vogliamo leggere per la gloria del Signore, amen. Leggiamo questa parola, gloria a Dio, dal verso, vogliamo leggere dal verso 10,
Amen. Gloria a Dio. Amen. Così dice la parola del Signore. Amen. Dice: or a Damasco vi era un discepolo di nome Anania, al quale il Signore disse in visione: Anania. Ed egli rispose: eccomi, Signore. E il Signore disse a lui: alzati e recati nella strada detta diritta e cerca in casa di Giuda, alleluia, un uomo di Tarso di nome Saulo che sta pregando. Alleluia, santo. Egli ha visto in visione un uomo di nome Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Allora Anania rispose: Signore, io ho sentito molti parlare di questo uomo, di quanto male ha fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti di imprigionare tutti coloro che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va, va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, ai re, ai figli di Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. Anania dunque andò ed entrò in quella casa e, imponendogli le mani, disse: fratello Saulo, il Signore Gesù mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno di Spirito Santo. E in quell'istante li caddero dagli occhi come delle scaglie e riacquistò la vista. E poi si alzò e fu battezzato. Verso 19: e dopo aver preso cibo, egli recuperò le forze. Alleluia. Poi Saulo rimase alcuni giorni con i discepoli che erano in Damasco. E subito si mise a predicare il Cristo. Alleluia. Nelle sinagoghe, proclamando che egli è il Figlio di Dio. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Grazie per la tua parola, Signore. Alleluia. Potete sedervi, cari fratelli. Questa parola, amen, che abbiamo appena letto, contiene dei grandi insegnamenti per noi che siamo la Chiesa del Dio vivente. Amen. Noi siamo la Chiesa del Dio vivente. Amen. Che non è una denominazione, non è un'organizzazione umana, ma la Chiesa del Dio vivente. Alleluia. Perché Lui ci ha comprati con il sangue del suo Figlio. Andala mashora mata. E noi apparteniamo a Lui. Alleluia. Al Dio vivente. E noi dobbiamo ricevere gli ordini del Dio vivente. Dobbiamo avere la guida del Dio vivente. L'unzione del Dio vivente. Dobbiamo vivere in contatto con il Dio vivente. Alleluia. Alleluia. Perché noi, cari fratelli e sorelle, che siamo nati di nuovo, siamo i figli del Dio vivente. Alleluia. E Lui ci ha scelto da ogni razza, da ogni popolo, da ogni tribù, da ogni lingua. E Lui ci ha lavati nel sangue del suo Figliuolo Gesù Cristo. Ed è per il
sangue del suo figliolo Gesù Cristo, che noi possiamo stare nella presenza del Padre e possiamo consacrare le nostre vite al Padre. Amen. Questo brano della parola di Dio che abbiamo letto ci parla di vivere una vita consacrata. Alleluia. Che vuol dire una vita nello spirito. Alleluia. Una vita, gloria a Dio, in contatto, in comunione intima con il Re dei Re, con il Signore dei Signori. Alleluia. Per ricevere le sue istruzioni. Amen. Tu, fratello, hai bisogno delle istruzioni di Dio. Non delle istruzioni umane, non delle istruzioni di un uomo, ma tu hai bisogno delle istruzioni che vengono dal cielo. Alleluia. Romani 8 verso 14 dice: poiché tutti quelli, sì, Romani 8 14 dice: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Alleluia. Perciò i veri figli di Dio, la vera chiesa del Dio vivente, deve essere guidata dallo Spirito di Dio. Gloria a Dio. È lo Spirito Santo che deve guidare la tua vita. Gloria a Gesù. È lo Spirito Santo che deve parlare la tua vita. È lo Spirito Santo che deve riempire la tua vita, che deve trasformare la tua vita. È lo Spirito Santo che ti deve guidare, cari fratelli e sorelle in Cristo. È lo Spirito Santo che ci deve guidare in una vera consacrazione. La vera consacrazione non è lo sforzo umano. Tu non ti puoi consacrare con lo sforzo umano, con la tua volontà umana, ma tu ti puoi consacrare soltanto tramite la potenza dello Spirito Santo. Amen. Quanti dicono amen? Quanti si vogliono consacrare sempre di più al Signore? Quanti vogliono essere guidati dallo Spirito di Dio? Ma non solo in un culto. Amen, fratelli. Non solo in un culto. Non solo nella, diciamo così, nella chiesa, nella congregazione, ma nella nostra vita personale. Nella nostra vita privata. Nella nostra intimità abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio ci riempia e ci guidi nella vera consacrazione. Amen. Gloria a Dio. Anania era un uomo consacrato, era un discepolo di Cristo. Gli uomini e le donne che si consacrano al Signore diventano discepoli del Signore. Alleluia. Non solo credenti, non solo membri, diciamo così, di una chiesa, ma discepoli di Cristo. Perché purtroppo oggi molti sono membri delle chiese, ma non sono discepoli di Cristo. Sono membri di una organizzazione umana, ma non sono discepoli di Cristo. Sono membri di una denominazione, di una religione evangelica, ma non sono ancora discepoli di Cristo. Gloria a Dio, alleluia. Ma Dio ci chiama. Amen. Gloria a Dio. Il Padre ti chiama a essere un vero discepolo di Cristo. Alleluia, alleluia. Un uomo che vive, una donna che vive una vita consacrata. Amen. Una vita consacrata vuol dire una vita dedicata al Signore. Alleluia. Una vita vissuta
nell'ubbidienza al Signore. Gloria a Dio. Una vita consacrata significa anche una vita che vive nel timore del Signore. Ma purtroppo oggi, in mezzo a noi, in mezzo alla Chiesa di Gesù Cristo, in molti luoghi, in molti cuori, sta mancando il timore del Signore. Alleluia, potere in Cristo. Ecco perché Paolo diceva: hanno l'apparenza della pietà, ma hanno rinnegato la potenza del Signore. Alleluia. Hanno l'apparenza della pietà, gloria a Dio, della spiritualità, della santità, ma hanno rinnegato la potenza. Che vuol dire vivere una vita consacrata in ogni luogo, gloria a Dio. Non solo nel culto, non solo nel pulpito, non solo dietro un microfono o dietro una pedana o davanti alle persone, ma nella nostra vita intima. Alleluia. Il timore di Dio, il timore del Signore è il principio della sapienza. Alleluia. E nella parabola delle 10 vergini, soltanto le 5 vergini sagge che hanno la sapienza, che vivono nel timore di Dio, soltanto le 5 vergini che vivono nella consacrazione, gloria a Dio, saranno pronte per il ritorno dello sposo. Alleluia. Fratelli cari, sorelle cari, il Signore ci chiama ognuno di noi a vivere una vita consacrata. E come ho detto prima, la consacrazione non è un risultato del nostro sforzo umano, del nostro impegno umano. È vero, noi dobbiamo mettere l'impegno, dobbiamo mettere la nostra parte, ma la vera consacrazione è un frutto della potenza di Dio. Alleluia. 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 Quando tu e io dipendiamo dalla potenza dello Spirito Santo, quando noi viviamo in comunione intima con lo Spirito Santo, quando noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, gloria a Dio. Romani 8 dice: l'uomo controllato dalla carne pensa le cose della carne. Alleluia. Ma l'uomo controllato dallo Spirito pensa le cose dello Spirito. Gloria a Dio. E la mente controllata dalla carne produce morte. Ecco perché in molte chiese c'è la morte, fratelli. Come Gesù diceva a una delle chiese dell'Apocalisse: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Santo, alleluia. Gloria a Dio. E oggi la condizione di molte chiese è quella, fratelli. Alleluia. La condizione di molte chiese, e io sto parlando di chiese pentecostali, non di chiese battiste, non di chiese luterane, non di chiese così che hanno solo una, ma di quelli che dicono di avere il fuoco. Gloria a Gesù. Ma spiritualmente stanno morendo. Santo, alleluia. Perché non si fanno guidare dallo Spirito Santo. Danno più importanza a ciò che l'uomo pensa, a ciò che l'uomo dice, alle opinioni umane. Ecco perché l'apostolo Paolo, cari fratelli e sorelle, diceva: non spegnete lo spirito. Alleluia. Alleluia. Non spegnere lo spirito. Alleluia. Chiesa di Gesù Cristo, non spegnere lo spirito nel tuo cuore. Come dice un antico cantico in italiano: tieni viva la tua fiamma. Alleluia. 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 Tieni viva la tua fiamma. Mantieni accesa la lampada. Mantieni vivo quel fuoco. Mantieni vivo quel fuoco. Fratelli, come si può mantenere il fuoco acceso? Tramite l'ubbidienza. Se un credente disubbidisce a Cristo, spegne lo spirito. Santo, alleluia.
E qui non sto parlando di una disubbidienza, come a volte molti possono pensare, ha commesso adulterio, e non lo so, è andato nel mondo, ma anche una piccola disubbidienza. Ascoltate, fratelli, anche una piccola disubbidienza spegne lo spirito. Se Dio ti mette nel cuore, vai a visitare quella sorella. Ti mette, lo Spirito Santo ti parla. Se lo Spirito Santo ti parla direttamente e ti dice vai a visitare quella sorella che ha bisogno, vai a pregare per quella sorella, e tu non ci vai, con quella disubbidienza stai spegnendo lo spirito. Gloria a Dio, alleluia. Se tu cammini per la strada e stai passando in una piazza e vedi una persona lì per terra sofferente che chiede l'elemosina, oppure ubriaco, e tu cammini e lo Spirito Santo ti dice parlami di Gesù, e tu non gli parli, stai spegnendo lo spirito. Gloria a Dio, alleluia. Fratelli, anche le piccole disubbidienze spengono lo Spirito Santo. Non solo tra virgolette i grandi peccati. Noi sappiamo che il peccato, grande o piccolo, è sempre peccato. Amen. Gloria a Dio. E noi lo dobbiamo allontanare dalla nostra vita. Amen. Nel nome di Gesù. Amen. Però ti voglio dire, caro, a volte ci sono piccoli peccati, piccole disubbidienze, tra virgolette, piccole disubbidienze che spengono lo spirito. Gloria a Dio. Se per esempio tu ti trovi in un luogo, in un luogo di lavoro, vi do questo esempio, e due compagni di lavoro stanno parlando parole carnali, parole inutili, parole volgari, parole senza senso, e tu senti dentro di te una voce che ti dice allontanati, allontanati da loro, e tu non ti allontani, stai spegnendo lo spirito. Santo, gloria a Dio. La Bibbia dice che le piccole volpi danneggiano la vigna. E noi dobbiamo prendere le piccole volpi e cacciarle via nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù dobbiamo camminare nella saggezza, cari fratelli. Ovunque ci muoviamo, ovunque andiamo, dobbiamo camminare nello Spirito di Dio. Amen. Nel timore di Dio, in comunione con il Signore in ogni istante. Questa è la vita di una persona consacrata. Gloria a Dio. Anania era un uomo consacrato, era un discepolo consacrato, e Anania, alleluia, abitava a Damasco, e lui poteva ascoltare la voce del Signore nella sua vita personale. Amen. Gloria a Dio, alleluia. La puoi ascoltare tu la voce del Signore nella tua vita personale? Sì. Amen. Gloria a Dio. La puoi ascoltare la voce dello Spirito Santo nella tua vita privata? Sì. Nella tua vita personale? Non solo qui. Qui, tra virgolette, è facile ascoltare la voce di Dio. Ma nel tuo lavoro, l'ascolti la voce di Dio? Nella tua casa, l'ascolti la voce di Dio, fratello? Nella nostra vita intima, l'ascoltiamo la voce di Dio? Anania, gloria al Signore, ascoltò la voce del Signore. Gloria. Amen. Anania era lì in preghiera, e il Signore in visione lì parlò. Ti voglio dire, per le persone consacrate, alleluia, ci sono alleluia i doni spirituali. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Per alleluia le donne consacrate ci sono visioni, ci sono rivelazioni. Per le persone consacrate c'è una guida soprannaturale, diretta mente dal cielo. Alleluia.
Tu non avrai bisogno di chiedere consigli, devi telefonare al pastore, devi telefonare al fratello, devi telefonare alla sorella, oppure devi ascoltare una predicazione in internet per ricevere una risposta. Ma non è così, gli uomini consacrati ricevono direttamente dal trono di Dio. Alleluia. Gli uomini consacrati, le donne consacrate hanno le orecchie spirituali aperte, hanno un contatto personale diretto con il Signore, e il Signore ti può parlare, il Signore ti può dire vai lì, oppure il Signore ti può dire non andare lì perché lì c'è un pericolo della vecchia vita, lì c'è una tentazione, non andare in quel luogo, vai di là, è meglio per te, vai in quella strada. Qui il Signore guidò, alleluia, in un modo diretto, Anania. Amen. E Anania, cari fratelli e sorelle, era un uomo come noi. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Era un uomo come noi, era una persona, un essere umano come te, come me, ma era consacrato a Gesù Cristo. Gloria a Dio. Anania. Alleluia. Era un uomo, umanamente parlando, sconosciuto. Non era un apostolo, non era un profeta, non era un grande predicatore che aveva, tra virgolette, un nome grande, famoso. Anania era uno sconosciuto. Alleluia. Ma aveva un contatto glorioso, personale, diretto con Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. A noi non ci importa che le persone non ci conoscano. Alleluia. Noi non vogliamo che il nostro nome sia famoso. Gloria a Dio. Alleluia. Noi non vogliamo che il nostro nome sia riconosciuto. Non ci importa. Noi vogliamo vivere in comunione intima con il Re dei Re. Noi vogliamo ascoltare la sua voce. Noi vogliamo essere guidati da Lui. Noi vogliamo vivere nella sua presenza. Tu devi vivere nella sua presenza. Devi vivere nella potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Anania poteva ascoltare la voce del Signore. Gloria a Dio, alleluia. E il Signore, cari fratelli e sorelle, lo guidò, lo chiamò per nome. Amen. Gesù disse un giorno: le mie pecore ascoltano la mia voce. Gloria a Dio. Amen. Ed essere una pecora rappresenta un'attitudine di umiltà. Di umiltà. Noi ci dobbiamo umiliare ai piedi del Signore. Amen. Per essere vere pecore di Cristo. Alleluia. Gloria a Dio. E non basta dire io sono membro di questa chiesa, di quest'altra chiesa, io appartengo a questo gruppo, io appartengo a questa organizzazione, io appartengo a questo movimento. Queste cose non contano niente, fratelli. Gloria a Dio. Quello a Dio. Che conta, cari nel Signore, essere pecore di Cristo. Gloria a Dio. Amen. Le mie pecore conoscono la mia voce. E il Signore dice, e io le conosco, gloria a Dio, e le chiamo per nome. Amen, gloria. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Il Signore conosce le vere pecore. Gloria a Gesù. Fratelli, noi lo sappiamo, no, noi non possiamo ingannare Dio. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Noi non possiamo beffare Dio. Gloria a Dio. Dio conosce chi sei. Amen. Dio conosce chi sono. Io posso ingannare te, posso ingannare un pastore, posso ingannare un uomo, un fratello, ma il Signore non lo posso ingannare. Alleluia. Il Signore conosce le sue pecore. Gloria a Dio. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Il Signore questa sera ci dice, ognuno di noi, arrenditi completamente a me. Alleluia. Arrendi completamente la tua vita nelle mie mani. E io farò di te un discepolo, gloria a Dio.
uno strumento potente in questa generazione, perché questo vuole il Signore, fratelli. Il Signore vuole persone che si arrendono completamente a Lui. Anania, alleluia, ascoltò la voce del Signore e Anania rispose: eccomi, Signore. Gloria a Dio, alleluia. Eccomi, Signore. Sono qui davanti a te. Sia fatta la tua volontà, non la mia. Signore, guidami. Gesù Cristo, guidami. Spirito Santo, guidami. Alleluia. Spirito Santo, io dipendo da te. Io ho bisogno di te. Signore, parlami. Signore, istruiscimi. Signore, insegnami. Alleluia. Alleluia. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 20, dice: voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Gloria a Dio. Voi avete l'unzione del Santo. Gloria a Dio. E conoscete ogni cosa. Fratelli, noi abbiamo bisogno ogni momento dell'unzione dello Spirito Santo. In questi ultimi tempi, vi voglio dire questo da parte di Dio. In questi ultimi tempi, soltanto, gloria a Dio, alleluia. Solamente quelli che vivono in comunione intima con lo Spirito Santo resteranno in piedi. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Chi non vive in comunione con lo Spirito Santo non potrà resistere. Bendito è Dio, gloria a Dio. La battaglia che verrà, lo dice la Bibbia, non lo dico io. La Bibbia dice, il Signore Gesù ha detto che negli ultimi tempi l'amore di molti si raffredderà. Perché si raffredda l'amore, Chiesa? Perché non vivono in comunione con lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Vivono solo un'apparenza. Alleluia. Non vivono in comunione intima con lo Spirito Santo. Ma se noi viviamo in comunione con lo Spirito Santo, in comunione intima con lo Spirito Santo, se noi dipendiamo dallo Spirito Santo, avremo il fuoco dell'amore di Dio. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Dio, alleluia. Quanti vogliono questo fuoco nel cuore? Amen. Gloria a Dio. Diglielo al Signore questa sera. Gloria a Dio. Signore, metti il fuoco del tuo amore. Signore Padre, io ho bisogno dell'amore, del fuoco dell'amore di Cristo, quell'amore che sopporta ogni cosa, quell'amore che non si stanca, quell'amore, alleluia, che non finisce mai, che non viene mai meno, quell'amore che spera ogni cosa, quell'amore che ci dà la forza di andare avanti, fratelli, quell'amore di Cristo che ci dà la forza di perdonare chi ci offende. Amen. Quell'amore di Cristo che ci dà la forza di perdonare chi ci insulta, ci dà la forza di perdonare chi ci critica, chi parla male di te e dicono cose sbagliate, non sanno perché non vedono con gli occhi spirituali. Ma con l'amore di Cristo tu puoi perdonare. Amen. Con l'amore di Cristo tu devi perdonare. Alleluia. Con l'amore di Cristo ogni cosa è possibile, fratelli. Amen. Questo abbiamo bisogno, di vivere nella pienezza dello Spirito Santo, gloria a Dio, dell'unzione, nell'intimità con l'unzione dello Spirito Santo. E soltanto queste persone potranno rimanere in piedi nelle battaglie spirituali che ci sono negli ultimi tempi. Battaglie spirituali, fratelli, che vengono contro il popolo di Dio. Soltanto quelli che vivono in comunione intima
con lo Spirito Santo potranno resistere. Amen. Potranno resistere fino alla fine. Potranno perseverare fino alla fine. Essere fedeli fino alla fine. Sii fedele fino alla morte. Amen, gloria a Dio. E io ti darò la corona della vita, dice il Signore. Ma soltanto se dipendi dallo Spirito Santo, caro fratello, cara sorella. Soltanto se tu e io dipendiamo dallo Spirito Santo, ci umiliamo ogni giorno nella sua presenza e riconosciamo che da soli non possiamo fare nulla. Solo dipendendo dallo Spirito Santo, fratelli e sorelle, noi potremo resistere. Amen. Come ha detto il Signore Gesù Cristo, chi vince, amen, chi vince mangerà del frutto dell'albero della vita. Gloria a Dio. Potere in Cristo. Chi vince, fratelli, amen, chi vince, gloria a Dio, chi dipende da Cristo fino alla fine, alleluia, chi persevera fino alla fine, come dice la parola, tutti noi conosciamo quel verso, Ebrei 12:14, amen. Gloria a Dio, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Alleluia. Però prima cosa dice? Seguite la pace con tutti. Alleluia. Alcuni non predicano questo, dicono solo senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Amen, è vero. Però la prima parte dove l'abbiamo messa? Gloria a Dio. Seguite la pace con tutti. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Perché se tu non hai la pace con tutti, non hai la santificazione. Amen. Con del rene casa la masciuga. Se tu non hai la pace con tutti, stai vivendo in un inganno religioso. Che la masciuga. Se tu non perdoni chi ti offendi. Se tu non perdoni quel fratello che ti offende. Se tu non perdoni quella sorella che ti offende, se tu non perdoni il tuo parente che ti offende, se tu non perdoni il tuo vicino di casa che ti offende, come puoi avere la santificazione? Seguite la pace con tutti. Fratelli, noi dobbiamo perdonare. Amen. Chiunque ci offende. Il nostro cuore deve essere pulito. Alleluia. Da ogni rancore. Da ogni mancanza di perdono. Da ogni sentimento sbagliato, da ogni risentimento. Noi dobbiamo perdonare, fratelli. Vivere nella pace con tutti. E allora tu avrai la vera santificazione. Alleluia. Alleluia. Perché mi dispiace dirlo, fratelli. Gloria a Dio, alleluia. Oggi molti nelle chiese non hanno la pace con tutti. E a che serve predicare la santità se non hai la pace prima? Alleluia. A che serve predicare la santità se hai un rancore con tuo fratello? Santo, poder. Se non puoi vedere quella sorella. Fratelli, quella è ipocrisia. Amen. Noi vogliamo avere la pace con tutti. Non importa quello che dicono di me. Sapete quante volte dei fratelli, delle persone hanno parlato contro di me? Anche dei cosiddetti pastori hanno parlato contro di me? Alleluia. Ma io, per la grazia, per la misericordia di Gesù Cristo, ho avuto un cuore pulito verso di loro. Amen. E li ho perdonati. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Ho pregato per loro, gloria a Dio. Alleluia. Ho detto, Padre, benedicili. Così. Alleluia. Benedicili. Gloria a Dio. Alleluia. Benedite quelli che vi perseguitano, dice il Signore. Amen. Fratelli, alleluia. Noi dobbiamo conservare, oh alleluia, un cuore. Alleluia. Un cuore puro. Gloria a Dio, alleluia, alleluia. Noi dobbiamo conservare un cuore puro. Alleluia. E allora vivremo
nella vera consacrazione, nella vera comunione con lo Spirito Santo. Amen, fratelli. Alleluia. Io credo che Dio un'opera con questo rimanente, gloria a Dio. Alleluia. Alleluia. Il Signore vuole che siamo veri discepoli, veri uomini e donne consacrate a Lui, che dipendono dallo Spirito Santo, che hanno un cuore puro. E allora la nostra vita, la tua vita, la mia vita sarà uno strumento potente nelle mani di Gesù Cristo, per manifestare la sua gloria, per manifestare la sua potenza, come Anania. Gesù Cristo chiamò Anania e gli diede il privilegio di pregare, di pregare, fratelli, per Saulo di Tarso, perché Saulo di Tarso doveva diventare un potente strumento nelle mani di Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Dio vuole usare le nostre vite, fratelli. Gloria a Dio, alleluia. Per incoraggiare altri fratelli, per incoraggiare nuovi fratelli, nuovi servi di Dio, per essere degli strumenti di benedizione. Amen. Dio mandò Anania per pregare per Saulo, affinché Saulo ricevesse la vista. Amen. Gloria a Dio. E fosse pieno di Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Questo vuole fare il Signore con la sua Chiesa negli ultimi tempi. Alleluia. Il Signore vuole darci la vista spirituale. La visione spirituale. Dio vuole che tu veda con gli occhi spirituali. Con gli occhi della fede. Con gli occhi dello Spirito. E non più in un modo carnale, ma con gli occhi spirituali. Dio questa sera vuole aprire i nostri occhi spirituali. E Dio questa sera, il nostro Signore Gesù Cristo, vuole riempirti di Spirito Santo. Sei disponibile questa sera? Gloria a Dio, alleluia. 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 Sei disponibile questa sera? Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Questa sera il Signore ti riempirà di Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Perché il Signore vuole vedere un popolo pieno di Spirito Santo. Amen. Non pieno di opinioni umane. Non pieno di ragionamenti umani. Non pieno di vedute umane. Ma pieno dello Spirito Santo. Prega il Signore questa sera. Pregalo, pregalo, pregalo. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi, gloria a Dio. Alleluia. Re caramandele revesciota. Entra in contatto con lo Spirito Santo. Parla con Lui questa sera. Alleluia. Gli occhi del Signore sono su di te questa sera. L'orecchio del Signore è attento alla tua preghiera questa sera. Invocami e io ti risponderò, dice il Signore. Invocami e io ti risponderò, dice l'Eterno. E ti mostrerò cose grandi, cose profonde, cose che ancora tu non conoscevi. Voglio aprire i tuoi occhi, dice il Signore. Voglio aprire i tuoi occhi spirituali. Questa sera ti voglio riempire del mio Spirito. Alleluia. Ti voglio riempire della mia presenza. Ti voglio riempire del mio fuoco. Ti voglio riempire del mio amore, dice il Signore.
Ma se avete qualcosa contro qualcuno, dice il Signore, quando siete in preghiera, perdonate, perdonate. Se qualcuno ti ha fatto del male, fratello, sorella, se qualcuno ti ha offeso, se qualcuno ha detto delle parole negative contro di te, se qualcuno ti ha criticato, ha mormorato contro di te, non ti preoccupare, perdona, perdona, e tu vedrai come il Signore ti fortificherà, ti riempirà, gloria a Dio, alleluia, ti battezzerà con lo Spirito Santo, alleluia. Chiedi al Signore questa sera di purificare il tuo cuore. Chiedi al Signore, chiediamo al Signore, fratelli, sorelle, di purificare i nostri cuori. Alleluia. Parla con Gesù, parla con il Signore. Lui ti ascolta, gloria a Dio. Alleluia, alleluia, invocalo, gloria a Dio, dai spazio allo Spirito Santo, lascia ogni peso, lascia ogni peso, lascia ogni peso ai piedi del Signore, tu non lo puoi portare quel peso, sorella, tu non lo puoi portare quel peso. Lascialo ai piedi del Maestro, lascialo ai piedi del Signore quel peso, lascia quella preoccupazione, lascia ogni cosa ai piedi del Signore, e Lui questa sera ti rinnoverà, Lui questa sera ti rialzerà. E la maidere che mi asciò, il rabaterebe che me le rebeterebe. Questa sera ti farà uscire da qui leggero, gloria a Dio. Lascia ogni peso ai piedi del Signore, perché Lui si prende cura di te. Parla con Lui, Lui è tuo Padre, alleluia. Lui ti ascolta, Lui ti conosce, gloria a Dio. Oh, alleluia, Spirito Santo qui ricamandere. Signore, con il tuo fuoco brucia questa sera ogni male, Signore, ogni pensiero che non ti appartiene, ogni pensiero contrario, Signore, brucialo con il fuoco dello Spirito Santo e rinnova, Padre, rinnova le nostre vite. Vogliamo dipendere da te, Gesù. Apri la tua bocca, io la riempirò, dice il Signore. Apri la tua bocca e io la riempirò, dice il Signore. Apri il tuo cuore e io lo riempirò, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Invocalo, invocalo con libertà. Lui è qui questa sera. Alleluia, 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 amen. Dipendo da te, dipendo da te, dipendo da te, dipendo da te. Oh, mio Signore.
Senza di te cosa farei? Senza di te dove andrei? Non avrei vita in me, Signore, mio Signore. Le tue parole sono vita, le tue parole sono pace. Riempi il mio cuore d'amor, Gesù, Gesù. Solo tu sei la via e la verità, dammi il tuo amore, oh mio Signore, riempimi di te, della tua presenza, io ho bisogno di te. Sostienimi, cosa farei? Senza di te dove andrei? Non avrei vita in me, Signore, mio Signore. Le tue parole sono vita, le tue parole sono pace. Riempi il mio cuore d'amor, Gesù, Gesù. Solo tu sei la via e la verità, dammi il tuo amore, oh mio Signore, usati di me come uno strumento nelle mani tue. Tuo grande amore, sostienimi, conducimi col tuo Santo Spirito, mio Signore, sostienimi col tuo grande amore.